Le nuove mostreggiature saranno caratterizzate dalla presenza, per tutte le qualifiche, del simbolo più pregnante della Polizia di Stato, quello che si è radicato nella memoria e nella percezione collettiva, l'aquila dorata dalle ali spiegate. Adottata come fregio nel 1919, l'aquila ha accompagnato le vicende del corpo, adeguandosi al mutare degli assetti, delle denominazioni e degli ordinamenti, fino ad assumere l'attuale forma stilizzata. L'aquila dei futuri distintivi di qualifica riprende le forme tipiche dell'araldica italiana, disegno morbido, ali moderatamente arcuate, zampe divaricate, testa rivolta alla sinistra di chi guarda, ed è ornata sul capo dalla corona murata di 5 torri visibili, il simbolo dell'ordinamento repubblicano, la stessa corona che sovrasta lo stemma del corpo. Il sistema dei distintivi introduce inoltre un elemento fortemente innovativo legato al coordinatore, la figura apicale degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori. Posto al vertice della qualifica di appartenenza, il coordinatore rappresenta infatti una sorta di ponte ideale con la qualifica superiore, di cui riprende il simbolo quasi ad anticiparne l'effettivo conseguimento. L'articolazione dei distintivi di qualifica abbandona la classica disposizione in linea verticale e adotta una disposizione orizzontale per due elementi, piramidale per 3 elementi e a rombo per 4 elementi. Si tratta di una novità assoluta nel panorama uniformologico italiano, volta a rafforzare ulteriormente la specificità della Polizia di Stato. I distintivi di qualifica saranno uguali per tutti i ruoli del personale della Polizia di Stato. A differenziare le funzioni di polizia da quelle tecnico-scientifiche, tecniche e professionali, sarà il diverso colore delle mostreggiature. L'elemento che individua gli agenti e gli assistenti è il plinto araldico, una barretta orizzontale di colore rosso che rappresenta la struttura portante delle fondazioni di un edificio. Il plinto simboleggia pertanto le qualifiche che più di ogni altre sono innestate nel territorio e che sostengono con il loro impegno l'intera architettura della polizia. È un rombo dorato il distintivo dei sovrintendenti. Il profilo fusiforme della figura richiama una punta di lancia, simbolo di un dinamismo operativo temperato dall'esperienza. Il pentagono dorato degli ispettori fu il primo distintivo di qualifica creato a seguito della smilitarizzazione della Polizia di Stato nel 1981 e continuerà anche in futuro a rappresentare la categoria che immette nei ruoli dei funzionari. L'ispettore superiore, il sostituto commissario e il sostituto commissario coordinatore aggiungono nella mostreggiatura anche il simbolo della successiva qualifica direttiva. L'aquila afferra con le zampe il bastone del comando, antico simbolo di autorità, qui reinterpretato nel significato di assunzione di responsabilità, gestione di incarichi, di strutture e di personale. Una formella dorata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro. L'elemento si ispira al quadrilobo fiorentino, una figura mistilinea di origine gotico-rinascimentale, costituita da un rombo che accoglie su ciascun lato un semicerchio, il lobo appunto, formando una composizione dinamica ed elegante. Legata al nome e all'opera dello scultore quattrocentesco Lorenzo Ghiberti, la formella ghibertiana è qui rivisitata introducendo un sistema di due rombi sovrapposti di misure diverse, ruotati fra loro di 45 gradi, e vuole essere un richiamo all'inestimabile patrimonio di civiltà e cultura del nostro paese. Da
Dalla qualifica di commissario capo, l'Aquila è compresa all'interno di una lista circolare dorata, aperta superiormente, caricata dal motto Sub Lege Libertas in lettere maiuscole lapidarie romane, anch'esse dorate. L'area fra le due estremità della lista è occupata dalla corona murata di 5 torri visibili. Il dirigente generale e il dirigente superiore pongono l'aquila d'oro, timbrata dalla grande corona turrita, su due galloni orizzontali dorati sovrapposti, uniti al centro in decusse, ossia come una X, il numero romano 10. Fra i due galloni, il motto Sub Lege Libertas, in lettere maiuscole lapidarie romane, dorate.